Questo servizio è offerto da Co-op Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Allora, questa sera qui è il Castle Beer Fest di Castel Guglielmo, niente un po' di meno che Virgin Radio con DJ Andrea Rock e DJ Toki. Come ci siete arrivati qua? In macchina, come la maggior parte dei milanesi, no vabbè, è col navigatore, ma no, ci siamo arrivati per contatti col buon Emanuele, che ha deciso di chiamarci in un giovedì sera molto rock. La cosa ci piace un sacco, anche perché abbiamo visto che arriviamo a concludere una settimana di grandi live, belle presenze di pubblico, quindi volevamo insomma fare la ciliegina sulla torta dopo una settimana di grande, ottima, buona musica. Voi siete comunque tutti e due, tu sei giovanissimo e tu comunque sei abbastanza giovane anche tu, ma siete già ai microfoni di Virgin Radio. Una bella prospettiva per chi magari ha un sogno nel cassetto e non lo vuole abbandonare. È una bella responsabilità più che altro, perché prendere le redini, tra virgolette, di due ore di una programmazione di una radio prettamente rock è una responsabilità, perché sappiamo che il pubblico rock in assoluto è il più preparato, quindi noi cerchiamo di essere sempre sul pezzo, cerchiamo di proporgli quella che è la musica migliore, cerchiamo di farlo comunicandogli la nostra passione, perché è una passione che noi portiamo avanti da tutta la vita, anche al di fuori di quello che è il contesto radiofonico, come puoi vedere visto che siamo qua anche questa sera. È sicuramente una prospettiva bella anche per i ragazzi che magari un domani sognano di fare questo mestiere. Il mio consiglio è testa bassa, crederci sempre, che secondo me dopo un po', dai che dai, vinci tu. Tu Toki sei stato per tanto tempo spalla di Ringo, è un po' il tuo compagno di lavoro, no? È il mio fratello, Ringo sì, è il mio fratello, buon ringaccio è mio fratello e tuttora siamo ancora assieme, siamo belli duri, siamo casati, facciamo un buon lavoro e poi ci piace anche poi vedere nuove leve, tra virgolette, come Andrea, come Giulia. Tu poi, oltretutto, un po' come noi, lavori anche sul web, no? Gestisci una web radio. Esatto, una web radio su 105.net, si chiama Radio Mali Boom Boom, è una radio completamente, diciamo, cioè, pop, commerciale, quindi con rock poco. E niente, ci divertiamo, proviamo a fare delle cose divertenti, giusto per evadere un po' dalla routine. Ho sentito prima alla radio che tu sabato, se non sbaglio, eri ad intervistare Linkin Park. Esatto, quindi a te è andata malissimo perché potevi avere Linkin Park probabilmente. In realtà quello è bellissimo perché essendo fan di queste band, avere la possibilità di fargli quattro domande è emozionante in tanti casi. Io ho intervistato in quell'occasione anche gli Alter Bridge, che sono attualmente una delle mie band preferite, e devo dirti che l'emozione c'è ancora, per fortuna. Quando viene un po' a calare l'emozione, la prendi come routine, è sintomo di qualcosa che non sta funzionando bene. Quindi io auguro tutti i ragazzi che magari avranno anche la fortuna di fare questo lavoro, ogni tanto di fare una bella intervista con la voce rotta, perché vuol dire che la passione è quella che viene dal cuore. Qual è una band italiana secondo voi da tenere sott'occhio? Parto io sicuramente spezzando una lancia a favore di quelle che sono le band italiane che sono riuscite anche a entrare nel palinsesto di Virgin. Ci sono delle band che noi passiamo, che io ho visto dal vivo anche più volte, posso garantire sulla loro efficacia. Faccio due nomi: Jack Jazzelli and the Great Vibes Foundation, che sono di Milano, sono dei carissimi amici, e i Plan de Fuga, che sono di Brescia e hanno veramente qualità e spirito, attitudine da vendere. Ma non vedo l'ora di sentire anche tutte quelle che sono le nuove proposte, che sicuramente nel nostro paese ci sono, hanno soltanto bisogno di trovare quella qualità sonora che comunque serve, la forma canzone che serve tantissimo, perché molte band purtroppo suonano generi e non suonano canzoni, e poi terza cosa, devono avere lo spirito pronto a sacrificarsi spesse volte tanto nei confronti di quella che può essere un prodotto artistico veramente valido. Io sono su un gruppo romano che si chiama Atom Primitive ed è il gruppo di un mio carissimo amico che è Giuseppe Fiorilli, nonché tastierista di Luciano Ligabue, e poi naturalmente il consiglio che ha dato Andrea è giusto, cioè quindi testa basta, crederci e far sentire c'è la propria personalità, non il genere basta, ma quello che realmente sai fare e chi sei realmente, ecco. L'estate, il periodo dei festival rock, qual è un live da non perdere? Questo sabato, il 2 di luglio, suona Brian Setzer con il suo progetto Il Billy, che è bellissimo e vale assolutamente la pena di vederlo a Vigevano, e lì veramente io consiglio a tutti gli amanti non soltanto del genere rockabilly ma della chitarra in generale di esserci, perché ne vale assolutamente la pena. Si sta già preparando un autunno incredibile con quattro date degli Alter Bridge, tre date di Alice Cooper, insomma i Red Hot Chili Peppers, insomma stiamo arrivando con della roba pesante. Mi raccomando, venite ai concerti perché anche questi grandi artisti hanno bisogno di voi.
naturalmente non perdersi l'evento di stasera con Andrea Rocchi e Tocchi. Un saluto a tutti gli ascoltatori, coloro che guardano Piagnura News, abbiamo voglia di voi, mi raccomando continuate a roccheggiare con lo spirito giusto.